più uomini in divisa per garantire maggiore sicurezza a Battipaglia. Lo ha comunicato il viceprefetto di Salerno Roberto Amantea al consigliere comunale Provenza, che nei giorni scorsi, dopo liti e risse in pieno centro, aveva sollecitato alla prefettura di Salerno maggiore presenza in città delle forze dell'ordine per scongiurare altri violenti episodi. La settimana scorsa, nei giorni precedenti, abbiamo registrato a Battipaglia una serie di episodi di criminalità, aggressioni che hanno effettivamente suscitato nella popolazione una insicurezza, una percezione di insicurezza evidente. E allora immediatamente ho preso carta e penna, ho scritto al prefetto per chiedere un intervento immediato, un aumento degli agenti numericamente, delle risorse, quindi delle forze dell'ordine sul territorio. Ed effettivamente il prefetto, o meglio il viceprefetto, mi ha comunicato, mi ha contattato e ha dato la massima disponibilità inviando ben 15 unità, 10 poliziotti, 5 carabinieri dei reparti speciali, avviando una serie di servizi specifici per quanto riguarda il controllo dell'immigrazione. Quindi un segnale forte, un segnale che deve includere sicurezza nella popolazione, anche per evitare forme di autotutela. Ovviamente il dato statistico registrato dalla prefettura, purtroppo, fortunatamente, insomma, non rileva un aumento dei reati, ma ciò nonostante la prefettura ha ascoltato le nostre richieste, ha dato risposte alla comunità battipagliese. Speriamo sia sufficiente, quindi io invito tutti a mantenere la calma, l'unità, ad abbassare i toni, a non abbassare l'attenzione, ma soprattutto a rimanere uniti su temi delicati come questi.